Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo parlare di una situazione molto semplice, no? Molto particolare. Ora, io mi rendo perfettamente conto che noi siamo tutti esseri umani, possiamo sbagliare, possiamo assolutamente commettere degli errori, però nel commettere degli errori io penso che tu devi anche renderti conto che questo è il mondo in cui tu sei un grandissimo. Insomma, elemento di una squadra del genere, sei pagato, sei incredibilmente ricco, famoso, popolare, hai una vita clamorosa e quindi avendo tutto questo hai anche la possibilità di ragionare perché devi ragionare. Ora, la Juve ultimamente è un disastro sotto tutti i punti di vista. Ok? Non è solo una questione ora personale, è una questione proprio di testa. La Juve è un disastro. Faccio un esempio, negli ultimi tempi noi ci siamo dovuti mettere a discutere di Pogba che si è fatto squalificare per doping e di Fagioli che si sta facendo squalificare per le scommesse. E quindi faccio una riflessione da questo punto di vista, perché so che qualcuno alla Juve non è molto contento. In generale, la nostra società non è molto contenta e sta pensando di prendere delle grandissime. Sta cercando di pensare a delle cose nuove. È una notizia molto importante, questa cosa è stata praticamente scritta ed è stata anche detta un po' in tutti i contesti, poi prenderò la fonte più particolare per, insomma, che ha riportato bene la cosa, però vi parlo di questo. Prima ovviamente, ragazzi, di iniziare, come al solito, cosa dovete fare? Iscrizione, like, solita campanellina delle notifiche per rimanere ovviamente sempre aggiornati, mi raccomando, è veramente molto 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 importante. Se vi va fate questa cosa, ragazzi, e mi raccomando la campanellina, perché se non l'attivate non vi arrivano mai le notifiche, quindi veramente molto importante. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, io non ce l'ho con il singolo giocatore, io ce l'ho con l'ambiente. Tante volte si è detto: ah, la Juventus non ha nessun problema, ah, perché la rosa della Juve è formata da gente matura. Allora, posso dire una cosa: sono molto deluso dalla Juventus attualmente e dai giocatori della Juve attualmente, non da tutti. Però ti devo dire la verità, io da Pogba e Fagioli sono rimasto deluso molto, devo dire la verità. Ora, io non voglio giudicare nessuno perché non ho nessuna voglia di giudicare le persone e non credo che sia giusto giudicare le persone. Però io faccio un ragionamento semplice e dico, a prescindere da tutto, sono due giocatori che purtroppo all'interno della rosa attuale creano un stanno creando, hanno comunque creano un Hanno un atteggiamento che è sbagliato, hanno avuto un atteggiamento che è sbagliato per delle cose che comunque sono evidenti che potevano essere problemi. Allora, tu giochi alla Juve, va bene? Giochi alla Juventus, sei un professionista pagato milioni di euro, giochi, sei un calciatore, quindi sei una persona importante, socialmente accettata, quindi sei una persona che comunque sta bene dal punto di vista, non è che hai problemi. Diciamo da quel punto di vista, poi può averne altri, certo, sicuramente, ma non è che tu da quel punto di vista hai problemi. Ora, tu Pogba puoi assumere un integratore, faccio l'esempio di Pogba, puoi assumere un integratore dagli Stati Uniti senza criterio, senza nulla, a 30 anni, sapendo che ti può fare male, sapendo che può avere problemi, e infatti è stato positivo al doping. Ok? Tutto questo mentre tu sei qui. Lavori qui senza non curarti. Tu Fagioli a 22 anni, no? Senza giudicarti, perché senza giudicarti, te poi metti a fare scommesse sui siti illegali? Sbagliato giudicarlo, certo che è sbagliato giudicarlo, ma posso dire che sei stato così? Lo posso dire che sei stato, che hai sbagliato atteggiamento? Cioè, io questa mentalità qui alla Juve non l'ho mai vista. Cioè, io non mi ricordo storicamente giocatori della Juve che facevano cose e poi andavano ad essere. Certo, ci sono stati anche giocatori che qui hanno fatto de peggio. Perché non ti sto dicendo questo. Qui ognuno aveva i propri vizi. Ci cioè, mancherebbe altro. Ogni giocatore c'ha i propri. Però io non mi ricordo che la Juve fosse così piena di disagi. Cioè, la Juve, quando c'aveva la dirigenza forte alle spalle, la Juve, queste cose non le sentivi mai. Non le sentivi mai. Cioè, non le sentivi mai queste cose sulla Juve. Invece adesso siamo diventati una squadra praticamente che c'è sta una cosa negativa. Ogni giorno ce ne sta una. Pogba, e poi Fagioli, e poi quell'altro, e poi quell'altro. Cioè, la situazione sta diventando ingestibile. Quindi la società attuale ha pensato bene di fare un regolamento, di creare un regolamento, a quanto ne so, molto molto tosto, molto molto importante, che riguarda ovviamente la situazione relativa alla disciplina.
bisognerà seguire delle regole molto più dure. No, è sulla persona, solo sulla persona che viene attuata, la regola viene attuata a tutti, ovviamente. Molte persone potranno credere che questa sia una cosa sbagliata, molte persone potranno pensare che questa sia una cosa sbagliata, che dici, Matt, ma cosa stai facendo? Cosa stai dicendo? Allora adesso non è neanche più libero di fare quello che vuole. Beh, se quello che fai va effettivamente contro il tuo, contro la tua vita, contro quello che è, non sei libero di fare proprio. Cioè, non è che Pogba è libero di andare a prendersi qualsiasi cosa, non è che Fagioli è libero di andare a scommettere sulle piattaforme online, non è che quell'altro può fare. Cioè, qui bisogna avere un comportamento un pochino più professionale, perché qui si, cioè, qui si dà sempre la colpa a uno, ma qui in realtà forse la colpa non è tutta di quell'uno. Cioè, qui la rosa sta cadendo a pezzi, va bene, giocatori che si dopano, quello che scommette, quell'altro che viene preso in ritardo, cioè veramente mi sto infastidendo particolarmente, cioè questo è un atteggiamento che non si può avere qua. Qui non si può avere, se volete avere questo atteggiamento lo potete avere in un'altra squadra, qui non si può avere. Allora, è giusto che la società crei un regolamento un pochino più ferreo, che vada a far rispettare un pochino più le regole, perché ragazzi, il discorso, sapete qual è? Scusate se ve lo dico, voi cosa fate? Voi andate, non so che cosa fate voi cioè avete comunque una vita parallela, no? Avete una vita che potrebbe essere qualsiasi cosa. Voi non è che sul posto di lavoro potete fare tutto quello che volete. Non è che voi andate a lavoro, dici oggi voglio andare a lavoro e vado a fare uso di doping sul lavoro perché voglio bermi questo integratore che contiene una sostanza che mi può far lavorare male, per dire, un eccitante che mi rende, eccetera. Voi non potete assumere sostanze stupefacenti mentre siete a lavoro. Non potete decidere di andare a fare cose illegali o andare su sì mentre siete a scuola. Cioè, voi non potete fare tutto quello che volete nel contesto in cui siete. E perché voi dovete rispettare le regole e loro non le dovrebbero rispettare? Perdonatemi. Cioè, il ragionamento è molto semplice. Per quale motivo noi dobbiamo stare a delle regole e loro non devono stare a delle regole? Loro sono dei professionisti? Alt, sono giocatori professionisti. Sono elementi di grande spessore sotto tutti i punti di vista. Allora, se tu hai da questo punto di vista un problema, e il problema tu ce l'hai, questo problema non può essere ogni volta, no, cioè non puoi andare a danneggiare, non puoi creare sempre. Bisogna cercare un pochino di avere un atteggiamento un po' diverso. Perché ti ripeto, un conto è fare un errore. Si fa un errore, uno alza le mani e dice, va bene, si fa un errore, è un problema, ad esempio, Fagioli. È un problema che potrebbe essere collegato ad un'altra situazione, perché comunque il fatto del gioco è particolarmente delicato, quindi fa un errore. Ok, però anche Fagioli, tu a 22 anni devi avere la maturità necessaria di dire mi fermo, perché comunque so che questa cosa potrebbe andare a finire male, perché tanto i soldi li ho, la posizione l'ho, gioco in una squadra importante, tu devi pensare. Non hai 15 anni, devi pensare. Pogba ha 30 anni, devi pensare prima di prenderti un integratore che possa farti rendere. Perché comunque tu lo sapevi, c'era scritto sulla scatola che conteneva, a meno che non sai leggere, forse non sai leggere, Pogba sa leggere benissimo. Allora perché non hai letto e non hai avvisato e non hai detto niente? Perché sta gente non mi frega niente, sempre lì siamo. È gente con la testa che non riesce a ragionare. Allora, quando la società ti mette regole ferree, quando la società ti mette un ragionamento un pochino più ferro, ti mette un po' più di disciplina. Tu puoi andare effettivamente a giudicare la società? Non puoi andare a giudicare la società, perché la società paga. Perché la gente qui non sta, qui non è che stiamo ragazzi giocando, stiamo facendo un gioco, questo è un lavoro. Cioè, qui è richiesta una serietà, una professionalità che voi non potete far finta di niente. Cioè, no, tanto capirai, a me che me frega. Tanto faccio quello che voglio, tanto loro non gliene frega niente, tanto io parlo di quello che mi pare, io faccio quello che voglio, e andando avanti così, ognuno fa quello che gli pare allora. Cioè, che cavolo di discorso è questo? Ogni volta no, perché tu devi capire, c'è gente che mi ha scritto e mi ha detto no, perché tu devi capire Fagioli e Pogba, perché tu devi giustificarli nei tuoi video, ma io come faccio a giustificare? Io posso dire Fagioli mi dispiace, perché comunque mi dispiace, posso dire Pogba mi dispiace, ma io non posso dire povero Pogba. O povero Fagioli, nessuno ha messo una pistola di fronte a Pogba e a Fagioli e gli ha detto scommetti o comunque vai a doparti. Nessuno ha detto a queste persone, nessuno ha detto che queste persone dovevano per forza
andare a commettere degli errori. Sono state persone, sono persone grandi che hanno commesso degli errori. Sono persone che possono commettere errori, certo, però non mi chiedete che non le trattiamo come se fossero delle vittime. Perché non so, un conto è insultare. Allora, facciamo un discorso un po' generale, eh? Facciamo un discorso un pochino diverso, un pochino più. Però mi prendo qualche secondo di pausa proprio per cercare di organizzarlo al meglio e cercare comunque di farvi capire la situazione. Criticare qualcuno non vuol dire insultarlo. Io non mi permetto proprio di insultare qualcuno, mi permetto di insultare. Quindi la gente che insulta queste persone sbaglia, totalmente sbaglia, e non si può giustificare. Io non faccio assolutamente niente di particolare, però non si può giustificare questo atteggiamento. Però un conto è non a insultare, io non li insulto, un conto è non criticarli, perché poi non mi puoi chiedere e dire povero Fagioli, povero Pogba, povero quell'altro, povero che sono persone, hanno commesso errori come tutti, ok, dovranno comunque spiegare i loro errori, ma poi non vi dovete sorprendere se la società mette un regolamento diverso, cioè dovete stupire di questa cosa qua. Mi spiace, ragazzi. Perché qui mi sembra che qui sapete cosa sembra? Oggettivamente sembra che qui si è diventati una società da quattro soldi. Cioè, la gente fa quello che gli pare. Chi assume integratori senza dirlo, chi scommette. Se io vado a indagare, spunta fuori qualcun altro. Perché qui fa, perché non c'è una società presente che dice io ti rompo tutto se tu fai sta cosa. Una società presente che ti fa capire che c'è un regolamento che dice tu devi rispettare, devi rispettare le regole della squadra. Cioè no, ognuno fa quello che gli pare. Allora fa bene la società a prendere provvedimenti in maniera pesante, a mettersi qui e a ragionare, perché qui ogni tanto, non sempre, ogni tanto, bisognerebbe dare responsabilità pure a qualcun altro, non sempre allo stesso, siamo sempre lì, bisognerebbe dare responsabilità pure a qualcun altro. Io non so che cosa vi devo dire più di questo. Mi sembra un atteggiamento normale tutto ciò? Se vi sembra un atteggiamento normale, io parlo, io ogni volta che parlo pare che dico chissà che cosa. Io sto dicendo delle cose logiche. Mi sembra di dire delle cose logiche. Poi se non le intendete cose logiche, ditemi voi se dico cose sbagliate oppure no. A me mi sembra di dire cose logiche. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, perché io non so che cosa vi devo dire. Sinceramente non so che dire.